cosa succede? Cosa succede? Niente, saranno gli alunni delle elementari. Gli alunni? Ma allora vuol dire che sono le 8:30. Ma che ti prende, dormi? Ma come, cosa mi prende? Quelli lì vanno a scuola, io sto ancora qui. Ma non sei un poco grandicella per andare ancora all'elementare? Ti devi fare lo spiritoso a quest'ora, ho un appuntamento alle 10, te l'avevo detto, no? Mamma mia, come tardi, devo fare in fretta. Va buono, tieni tutto il tempo, sei qui alle 10. Tieni ancora un'ora e mezza, sono le 8:30. Vai tranquilla, vai calmina, a te che dici che questi risvegli intempestivi accorciano pure la vita. Buonasera e ben ritrovati a Doctor 2+. Se permettete, parliamo di donne. Questo è il titolo del film che vi abbiamo appena proposto, un film di Ettore Scola che vede protagonista un giovanissimo Vittorio Gassman, protagonista di tutta una serie di vicende boccaccesche che illustrano i vizietti degli italiani, e non solo degli italiani maschi, ma anche delle donne, perché non so se voi avete capito il motivo per il quale quella signorina è in ritardo. Sì, era in ritardo proprio per il suo matrimonio. Appurato quindi che anche le donne tradiscono, la domanda che ci poniamo oggi è: quando lo fanno, perché lo fanno? Una mail simpatica giunta al nostro sito ci chiede: parlate sempre del tradimento di lui, avete spiegato le ragioni antropologiche, biologiche, e il tradimento di lei? Perché lei tradisce? Si è sempre detto che la donna, angelo del focolare, sostanzialmente vuole stare in casa, vuole coccolare i suoi figli, eppure le statistiche ci dicono che, caspita, il tradimento di lei è, se non pari a quello di lui, quasi. E allora? Gli scienziati hanno cercato di evidenziare anche questi aspetti. Ma prima di parlarvi di questo, chiediamoci una cosa. Perché la donna in passato non doveva più avere piacere durante il coito? Questa è stata, se voi ci pensate bene, un motivo dominante nella cultura maschilista di tanti anni, direi forse di 2 millenni. Perché lei non deve avere piacere? Ma certo, perché se lei ha piacere, se lei avesse avuto piacere durante il coito, il piacere magari poteva cercarlo anche con qualcun altro. E allora tutta una cultura per negare il piacere di lei. Tanto tu devi solo fare figli, sembrava che dicesse la cultura dominante. Il piacere sta a me. Diceva Demostene nell'antica Grecia che l'uomo deve avere 3 donne. Una per fare figli, la moglie. Una per coire, l'amante sostanzialmente, e una per dilettarlo nei banchetti, l'etera, addirittura 3 donne. Quindi ognuno ha un ruolo ben determinato. La donna che doveva fare figli, che era la moglie, non doveva aver piacere. Ma le cose non stanno esattamente così. Perché pensate, nella donna esiste sempre un'idea di avere certo un figlio, ma un figlio bello, un figlio sexy. L'ipotesi del figlio sexy è incredibile, ma questa ipotesi scientifica ha una base veramente culturale. Perché? Perché si è visto che le donne tendenzialmente cercano di tradire di più nei periodi di maggior fertilità. Ah, caspita! E allora con chi tradiscono? Con un uomo magari più prestante, più bello?
Bello ma stronzo, dicono a volte. Sì, certo. L'importante è che ci sia qualcuno che mantenga la prole e qualcuno invece che ti garantisca alla donna il figlio sexy. E allora hanno valutato, soprattutto Baker, un autore inglese, che la maggior parte dei tradimenti avviene esattamente proprio durante questo periodo. La donna cerca un uomo sexy per avere un figlio sexy, perché il figlio sexy porterà avanti la sua discendenza. Insomma, è come se il gene egoista che è dentro di noi volesse continuare la specie. La donna sa che se avrà un figlio sexy, questo sarà appetito dalle altre donne e dunque i suoi geni continueranno. Io so che le idee riduzionistiche, si chiamano così, che cercano di ridurre tutto il comportamento umano alla biologia, alla chimica, sono un po' anche stantie, un po' limitate. Insomma, la somma delle parti non è mai uguale all'intero, lo so, è vero. Però a volte, capendo alcune tessere del mosaico del puzzle, uno riesce a farsi un'idea. Poi, in realtà, come sappiamo tante volte, ci sono elementi come l'amore, come l'affettività, come l'adesione all'altro, che ci permettono di fare cose meravigliose che certamente la biologia da sola non giustifica. Ma queste sono le idee che la scienza vi propone. Ecco il perché, forse, del tradimento di lei. E poi ci sono dei dati inquietanti. Il dato del 5%. Cos'è il 5%? Il 5% sono i figli nati da coppie stabili che non hanno il DNA uguale a quello del papà. Caspita, e questa ricerca dove è stata fatta? In Inghilterra per la prima volta, però è stata ripetuta in America e anche in Europa. E allora vuol dire che c'è proprio questa possibilità, questo dato di fatto, di tradimento per ottenere un figlio sexy o non sexy, non lo so, ma che deve essere poi gestito e mantenuto dal padre non naturale, ma da quell'altro. Queste sono le ragioni biologiche. Poi parleremo più avanti e insieme di tanti aspetti psicologici riguardanti proprio questa tematica. Insomma, è tutto un fatto di chimica, ma al di là delle cause che scatenano un tradimento, ci chiediamo oggi quali sono le conseguenze e se il tradimento è oggi più tollerato che in passato. Secondo me in passato era più tollerato, adesso si tende a scoprire di più chi tradisce e chi è tradito tende a non perdonare. In passato il divorzio non era comunque contemplato tra le scelte della coppia, quindi chi tradiva alla fine la scampava, insomma. Secondo me adesso si tende comunque a tradire di più perché ci sono più possibilità, e però si perdona di meno, insomma. Secondo me sì. Sì, perché i tempi sono cambiati, è tutto diverso. Penso ai miei genitori, una volta penso che sarebbe stato veramente intollerabile per loro, mentre noi più giovani siamo più leggeri sotto questo punto di vista. Forse sì, cioè passa sopra, cioè molte persone ci passano più sopra rispetto al passato, secondo me. Se la donna tradisce, tradisce anche l'uomo. No, non è più tollerato che in passato. No, non c'è più tanta tolleranza, anche se si tradisce di più, comunque la tolleranza non c'è. Credo molto di sì, sì. Sicuramente. I tempi scorsi, per esempio, nel passato veniva punito spesso con la morte, invece questo attualmente no. Non lo so, penso di no, penso sia bene o male la stessa cosa, dipende dalla mentalità delle persone. Non perdono e non tollero. Sì, sicuramente di più, sicuramente di più, ma perché ci sono dei valori diversi, c'è una società che ha dei valori diversi, è accettato e tollerato. Il tradimento penso che non sia mai stato tollerato e ancora oggi non sia tollerato, perché tradire significa venir meno a quelli che sono dei pilastri che reggono, fondamentali che reggono la coppia. Quindi penso che il tradimento non sia una condizione accettata da nessuno nel passato, non sia stata accettata e non sia accettata ancora oggi. Bisognerebbe capire un po' di più le motivazioni del tradimento. Si può tradire la fiducia e si può tradire fisicamente, però entriamo in capitoli estremamente complicati che
non possiamo in questa occasione poter approfondire. Ecco, adesso ritorniamo per un attimo al film di prima, al personaggio di Vittorio Gassman. Noi oggi lo definiremmo un libertino. E infatti, se noi cerchiamo il termine libertino sul dizionario italiano, troviamo una definizione di questo tipo, improntato alla sregolatezza dei costumi. E se io invece vi dicessi che in origine il termine libertino significava il propugnatore del libero pensiero? Professor Sergio Musitelli, ben trovato anche oggi al Museo Bagatti Valsecchi a Milano, in queste sale. Oggi parleremo di libertinaggio, perché per noi il libertino è una persona che si comporta male, vero? Eppure storicamente forse il libertinaggio era qualcosa di diverso. Cos'è? Beh, io direi che più che nel significato attuale, no, di libertino, bisogna ricondursi all'epoca in cui il libertino è semplicemente il propugnatore del libero pensiero. Oh, e siamo in che epoca, professore? E siamo nell'Ottocento, grosso certo, modo. Fine 700. Questa rivendicazione del libero pensiero è la conseguenza del trionfo dell'illuminismo del secolo precedente. Certo. Allora, che poi il libero pensiero dalla cultura ufficiale, dogmatica, venga ritenuto come una specie di orrore e come deviazione dal retto pensare, questo porta alla identificazione del libertino nel senso moderno. Ma in realtà è semplicemente la ribellione al dogma, il quale dogma, l'ho già detto in altre occasioni, è praticamente il surgelatore del cervello. Ecco. Certo. Quindi il libertino è il libero pensatore che si ribella ad una morale che diventa convenzionale, quindi a un convenzionalismo etico, si ribella e cerca nell'interno della propria esperienza intellettuale e spirituale i criteri portanti della moralità. Certo. Quindi non è vero che il libertino è un amorale o un immorale, è anzi un rivendicatore di una morale più sincera, più radicata e più profondamente vissuta. Chiaris, i nomi di libertini famosi, secondo lei? Ma senti, fare dei nomi sarebbe un elenco, un treno che non finisce più. Ma ecco, non so, però, per esempio, il Casanova, possiamo definirlo libertino? Ecco, vedi, forse la figura di Casanova, che a modo suo ripete nella vita concreta la figura di Don Giovanni Tenorio, certo, no? È forse quello che ha fatto scambiare il libertino per quello che noi consideriamo oggi, certo, quindi il persecutore degli amori, no? Il persecutore della soddisfazione sessuale. No, Casanova è quasi una deviazione, certo, dal pensiero libertino. Il pensiero libertino è un pensiero che fonda la libertà individuale contro il dogma, contro l'imposizione di una morale che non può valere per tutti. Quindi una coscienza critica, una autocritica, coscienza critica, possiamo dirla con termine kantiano, la legge morale dentro di me. Certo, certo. Sono l'imperativo categorico è dentro di me, non mi può venire dall'esterno. Vabbè. E questo è il fondamento poi del pensiero libertino nel vero senso. Adesso devo fermarmi perché sennò poi mi criticano e diciamo stiamo volando troppo, però abbiamo parlato anche del pensiero libertino. Grazie professore, dal Museo Bagatti Valsecchi, alla prossima volta. Volentieri. Grazie.